modo di prevenire disastri come questo. Publiacqua Spa, che è il gestore per la città di Firenze, ha recentemente chiuso il bilancio annuale con un utile di quasi 30 milioni ed ha diviso tra i soci più di 18 milioni di dividendi. Sono soldi dei cittadini, sono soldi delle bollette dei cittadini, che finiscono nelle tasche degli azionisti. Multiutilities come Acea, multinazionali come Suez, banche come il Monte dei Paschi di Siena e varie le immancabili COP rosse. Vado alla conclusione, Presidente. Alternativa Libera ha già presentato interrogazioni in Parlamento e al Comune di Firenze. Chiediamo a gran voce che chi ha fatto il danno paghi, rinunciando ai dividendi milionari e non si rivalga in nessun modo sulle bollette e sulle tasche dei cittadini. Grazie. La ringrazio. Adesso il collega Causi per fatto personale. Grazie Presidente. Era già accaduto il 19 dicembre in quest'Aula, poi di nuovo è accaduto oggi, che alcuni colleghi deputati si sono rivolti a me in modo personalmente offensivo, ledendo la mia onorabilità, nell'ipotizzare, nel pensare che nella mia attività in qualche modo io possa aver favorito, possa favorire le attività di mia moglie, che si chiama Monique Vot. E allora a questo punto, visto che è la seconda volta che succede, Presidente, io mi trovo costretto ad appellarmi all'articolo 58 del regolamento di questa Camera e chiedere alla Presidenza la formazione di un giurì d'onore, di una commissione di indagine, perché queste le cose che ho sentito oggi in aula e che avevo già sentito il 19 dicembre sono ledono la mia onorabilità, sono naturalmente molto offensive per mia moglie, che è una professionista affermata, lavora in Francia, in Germania, nell'Unione Europea, in Italia, quindi no, anche soltanto in quest'aula pubblicamente mettere il sospetto che lei lavori grazie a me, insomma, è molto offensivo ed è anche ingiusto nei confronti di un'organizzazione. È un'organizzazione culturale in cui lavorano molte persone, che dà da lavorare a molti artisti, produce e distribuisce molte attività di spettacolo e di arte. Quindi tra l'altro un'istituzione culturale indipendente, assolutamente scollegata dai partiti politici. Quindi io nell'appellarmi all'articolo 58, nel riservarmi, guardando bene domani il rendiconto della discussione di oggi, di chiamare in questa commissione sicuramente il deputato Sibilia, forse credo per quello che ha detto anche il deputato Nuti, io mi auguro che agli atti di questa commissione possa emergere la verità, e cioè che la Fondazione Romu Europa è una fondazione culturale indipendente, non ha nulla a che vedere con i partiti politici, anzi si chiama Romu Europa perché nel suo consiglio di amministrazione siedono le principali ambasciate dei paesi europei, Francia, Germania e altre ancora, e che quindi grazie agli atti di questa commissione possa essere restituita verità su questo fatto e onorabilità al mio nome. Grazie. La ringrazio, la Presidenza prende atto e ovviamente trasferirò alla Presidente la sua richiesta. Adesso il collega Gianluca Rizzo, prego. Sì, grazie Presidente. Caltagirone, in provincia di Catania, nota come la città della ceramica, è un ente locale fallito. Fallito con 38 milioni di euro di buco, è inaffidabile da 5 anni, senza bilancio, 8 milioni e mezzo di euro da riequilibrare, 350 dipendenti comunali senza stipendio dal 2015, decine di famiglie sotto la soglia di povertà senza